Grande ospite internazionale che è venuto a trovarci, ha fatto più di 50 film, tutti hanno avuto un grandissimo successo, nomination all'Oscar, ama l'Italia forse anche perché si sente un po' italiano. Signori, Andy Garcia. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Sai che qui a Sanremo è un po' il tempio della musica. Tu ami la musica, no? I love music. I've been playing music all my life. Sì, l'ho suonata per tutta la vita, soprattutto la musica cubana. E la musica italiana mi è stata presentata naturalmente durante Il Padrino. Tutte le grandi canzoni d'amore napoletane, musica bellissima. Qualche canzone napoletana, no? Oh, sole mio, questa forse, maybe, eh? Sì, no. Sono i fotografi, sono i fotografi. Scusate. No, it's you know, Italy is a beautiful culture, you know. L'Italia ha una cultura meravigliosa. I would say that I feel like I'm Italian. I feel like I'm Italian. Io direi che mi sento italiano. By digestion. Per digestione. Io mangio molto come italiano. Che mangio tanto. Senti, nel film Gli Intoccabili tu fai il giovane italo-americano Giuseppe Petri, no? Che ha cambiato il suo nome in George Stone e nel Padrino hai fatto invece Vincent, il nipote di Corleone. Poi ha interpretato Amedeo Modigliani, ma quanto dell'Italia ti piace? Quanto, cos'è che ti piace, cos'è che non ti piace? Come ti senti un po' italiano? Well, there's nothing that I don't like about non c'è Italy. Niente che non mi piace dell'Italia. È vero. To me, it's very similar to the per me è molto simile alla cultura del paese in cui sono nato, cioè Cuba. Tutte le volte che la mia famiglia e io abbiamo la possibilità di andare in Italia ci andiamo perché mi sento a casa. E una delle cose più importanti della mia vita che ho fatto sono legate alla cultura italiana e alla recitazione di personaggi italiani, quindi sarò per sempre grato e onorato di essere considerato italiano. Senti Andy, sono contento di quello che ci dici. Qualche giorno fa era San Valentino, anche in America è la festa dell'amore? Anche lì? Sì, sì, sì. Noi sappiamo molto poco della tua vita privata. Io so che sei sposato, no? Da molti anni con una... Yes. Hai quattro figli? Sì. Yes. Hai quattro figli? We've been married almost 30 years. Siamo sposati da quasi 30 anni. E avete quattro figli? Sì. Senti Andy, ma come hai fatto a conquistare tua moglie? Ti ricordi ancora il primo incontro? Oh yes, it was rather unforgettable, you know. Sì, è stato abbastanza indimenticabile. Not unlike the moment in The Godfather. Come il momento del Padrino. When Al Pacino sees quando Al Pacino vede la bellissima donna siciliana. Yes, similar. No, è simile in realtà, simile a questo, perché io l'ho incontrata in un bar. And I saw her. E l'ho vista. Diciamo è stato amore a prima vista. Mi sono avvicinato a lei e mi sono proposto in matrimonio. Sì. Subito? Subito. Sì. Subito. Sì. E lei cosa ha detto? Well, she always says that I proposed to every woman that night. Dice sempre che quella sera l'avrei fatto con qualsiasi donna, ma non è vero. Non è vero.
Certo. No, she said yes, she said yes. Ha detto di sì. Ma da quando conosci tua moglie, tu sai che le donne ti guardano molto, te, eh? Cioè, perfino mia moglie è una che, insomma, mi ha subito chiesto, viene Andy Garcia, me lo fai conoscere? Dico, tu piaci molto alle donne, sei stato sempre un buon marito, insomma, non all'italiana. No, vabbè. Io guardo, però non tocco. Guardare non toccare. Bello. Senti, cosa stai facendo in questo momento? I'm preparing a movie. Sto preparando un film di cui sarò regista, un altro film di cui sarò regista, che parla di Hemingway, gli ultimi 10 anni della sua vita a Cuba, con Anthony Hopkins. Perché tu sei nato a Cuba, no? Ti ricordi, sì, sì. Ti ricordi com'era? Non ci sei mai ritornato a Cuba? I've never gone back, no. No, non sono mai tornato, no. L'ho lasciata 2 anni e mezzo dopo la rivoluzione e non sono mai tornato. But yes, I remember a lot. Però sì, ricordo molte cose. But I've always had Cuba in here, you know. E Cuba ce l'ho sempre avuta qui nel cuore. È un'isola, sicuramente un'isola bellissima. E qui in Italia hai lavorato, hai girato Il Padrino, hai girato a Cinecittà, è vero? Yes. Sì. Yeah, 17 weeks. 17 settimane. And I've also been to all over Italy. Sono stato un po' dappertutto in Italia. From Sicily to Sardinia, dalla Sicilia alla Sardegna, to Cortina d'Ampezzo, fino a Cortina d'Ampezzo, tutto il paese. La conosci benissimo, sì. L'Italia, eh? Bello. Sai che festival in Spoleto, too, beautiful. Sono anche stato al festival di Spoleto, è stato bellissimo, sì, suonare lì. Tu sai che quest'anno sono 150 anni dalla nascita della nostra Repubblica. Noi domani festeggeremo insieme agli italiani qui con Sanremo i 150 anni dell'Unità d'Italia e siamo contenti che tu sia un ospite un po' italiano. Volevo dirti, Andy, hai visto che qui abbiamo messo un pianoforte, io so che tu sei un pianista, hai scritto anche, Andy, fotografi, guarda. Watch. Va bene così? Dicevo, tu scrivi anche le musiche per i tuoi film, sei un compositore. Sì, sì. Io vorrei, mi piacerebbe sentirti suonare il pianoforte e canticchiare qualcosa, magari ci viene in mente di fare qualcosa insieme, che ne dici? Well, if they want, I will go. Beh, se lo vogliono, volete con che piacere. Suoni un po' il pianoforte, è bravissimo, eh? Andiamo. E poi devo dirti un'altra cosa, come tutte le donne italiane vorrebbero essere qui, anche quelle due ragazze, sai quelle due ragazze, quelle che mi aiutano, che guidano il festival con me, Belen e Elisabetta, vorrebbero conoscerti anche loro, io te le vorrei presentare se tu sei d'accordo. They're here? Sei d'accordo? Sono qui? Sì. Sì. Arrivano, le facciamo arrivare, okay. Se sei d'accordo. Okay. Ci sono? Ecco, vedi, lei è Elisabetta Canalis. Hi, ciao. Hi. How are you? Nice to meet you here. Thank It's you. A big pleasure. Un piacere, encantada. Come sta? Pensa che lei viene dall'Argentina, parla un po'. E lei invece dalla Sardegna, conosce? La Sardegna, sì, yes. Bella, bella. You can't wait to play piano, right? What's that? You can't wait to play piano. Well, is this on? Yeah. I don't know. Yeah. Ecco. I don't know if I can play the piano now. Non ah. so se adesso ci riesco a suonare il piano. This is a song I like to play. It's dedicated to my country, Cuba. Questa è una canzone che a me piace suonare ed è dedicata a Cuba. By Italy, because I want Cuba e prende to be ispirazione like Italy. Dall'Italia, perché io vorrei che Cuba fosse come l'Italia, vorrei che fosse libera.
Siento un bombo, mamita me está llamando. Siento un bombo, mamita me está llamando. Siento un bombo, mamita me está llamando. Sí, sí. Cuba libre, Cuba libre. Sí, sí. Cuba libre. Libre. Yo siento un bombo, 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 yo siento. Andy Garcia, disculpe. Disculpe, que un poquito. No, no, usted tiene el ritmo de Cuba por dentro. You're a great piano player, un grande pianista, è stato bravissimo. Andiamo a prendere ancora l'applauso del Teatro Ariston per Andy Garcia. Ciao. Grazie. Ciao. Siamo uniti, siamo uniti, siamo uniti. Dico là. Ciao Andy!